Se avete bisogno di crediti, trovate il link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, inserite il codice MALATI15, avrete un 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti oggi in questo nuovo video. Un buon giovedì sera a tutti, sono usciti i nuovi tot. Siamo di nuovo qua con una nuova review, stiamo parlando di Alex Teixeira, con due i, mi sono confuso parecchie volte, comunque è con due i. Vediamo subito le sue statistiche in carta. Abbiamo un 89 di velocità, un 88 di dribbling, un 80 di tiro, un 80 di passaggio, un 67 di fisico e infine un 70 di difesa. 5 partite giocate col mio club e 6 gol segnati, quindi ci tengo a dire non un grande finalizzatore, ma comunque il suo compitino, diciamo che l'ha fatto, poi vi saprò spiegare meglio. 4 ottime stelle piede debole e altrettanto 4 ottime stelle skill. Ma direi, signori, di iniziare subito perché ci sarà davvero tanto su cui parlare. Primo pro di oggi sicuramente, e iniziamo come al solito dai pro, è la velocità. Come ben saprete, un 89 in carta troviamo aggiunto a un 91 di accelerazione e un 87 di velocità scatto, come diciamo sottocategorie, quindi questo è un punto abbastanza fondamentale. È abbastanza carente su altri lati, ma questo è assolutamente un pro senza ombra di dubbio. Il dribbling è il secondo pro di oggi, ragazzi, 88 di statistica in carta, a cui abbiniamo un 88 di controllo palla, un 86 di equilibrio e infine un 92 di agilità. Dribbling ottimo anche qua, dribbling che si fa rispettare e si fa sentire. Per quanto riguarda il dribbling, ragazzi, non perdete davvero niente, perché come ben saprete ha ottimo equilibrio, che è davvero fondamentale, e aggiunto a un'ottima agilità, quindi davvero tanta tanta roba sotto questo punto di vista. I passaggi corti sono il terzo pro di oggi, 86 di statistica in game. Passaggi corti buoni, non me la sono sentita di mettere i passaggi in generale perché pecca un po' sui lanci, diciamo, però sotto questo punto di vista anche non è davvero niente male. Finalizzazione 85 di statistica in game, finalizzazione davvero buona. Si fa trovare quasi sempre, e dico quasi, sottolineo quasi perché anche lui delle volte mi ha deluso, però non male sotto questo punto di vista. Ultimo pro sono le 4 stelle piede debole, come dicevo prima, davvero buone, gioca bene con entrambi i piedi. Passiamo ai contro, ho riscontrato solamente 2 contro, 67 di statistica in carta di fisico, abbinato alle nostre solite 3 sottocategorie, 86 di, 46 di aggressività, scusate, 72 di forza e 77 di resistenza. E fisico che purtroppo si fa sentire e non poco, devo dire, pecca carente di questo giocatore. La potenza tiro è l'ultimo contro di oggi, troviamo un 72 di statistica in game, potenza tiro anche qua abbastanza deludente, ma comunque resta un ottimo COC. Giungiamo così, ragazzi, alla fine di una review di un giocatore non determinante, non mi ha dato quella differenza totale, però comunque lo reputo un ottimo COC per quanto riguarda il campionato ucraino, lo reputo il miglior COC assolutamente di questo campionato. Comunque resta secondo me un ottimo COC, pro da una parte e contro dall'altra come al solito. Il mio voto finale personale è di 7, like e commento qua sotto come al solito, e io vi auguro un buon giovedì sera a tutti e un buon fine settimana. Ciao ciao!